Oggi mi piacerebbe costruire un giocattolo molto simpatico come la girandola, una girandola da corsa che vedete funziona molto bene, è fatta di tre parti come tutti gli altri giocattoli, un'elica, un perno ed un tappo con un ciuffo che lo rende molto visibile e molto importante se non c'è l'ultima parte. Cominciamo a preparare l'elica della girandola. Abbiamo bisogno di una bottiglia e delle forbici. Avete mai tagliato una bottiglia di plastica? Beh, io ho visto tante persone tentare di fare questa cosa assassinando la bottiglia, volendo inserire a tutti i costi una lama dentro alla bottiglia. Molto pericoloso se la lama scivola. Altre persone hanno tentato di tagliare la bottiglia in questo modo. Il mio modo è un po' più semplice ed efficace e anche sicuro. Si pinza la bottiglia prima e poi si va a fare un piccolo taglietto, un'incisione grande abbastanza per poter inserire la lama e poi si comincia a tagliare. Bene, mezza bottiglia ce l'abbiamo, continuiamo a costruire l'elica. Dobbiamo realizzare dei tagli, quattro tagli sulla parte di bottiglia, in modo tale che realizziamo un oggetto che ricorda quasi un fiore con quattro petali giganti. Badate bene a piegare bene questo oggetto. Completiamo l'opera della preparazione dell'elica, andiamo a smussare gli angoli di ciascun petalo di questo fiore, li arrotondiamo, rimuoviamo tutti gli spigoli, così si presenta meglio anche al tatto. Andiamo a scegliere il tappo giusto per la nostra elica, ne abbiamo tre, questo troppo grande. Questo leggermente troppo grande, questo mi sembra perfetto. Trovato il tappo per la nostra elica, andiamo a tagliarla a metà. Una parte servirà per l'elica, l'altra parte servirà per realizzare il ciuffo. Realizziamo il ciuffo, abbiamo bisogno del nastro da decorazioni, le forbici, il mezzo tappo che abbiamo tagliato prima, un po' di nastro isolante. Abbiamo bisogno di tagliare tre parti di questo nastro da decorazione, una, due e tre. Quindi avvolgiamo inizialmente il tappo con un giro di nastro isolante, depositiamo il tappo e il nastro isolante sul tavolo e cominciamo ad aggiungere i pezzettini di nastro da decorazione. Avvolgiamo lentamente il nastro isolante sul tappo, fate molta attenzione, gradualmente, ecco, e poi possiamo prendere le forbici, tagliare. Adesso non ci resta che realizzare le strisce o tagliatelle. Ecco qua, adesso non ci resta che assemblare le diverse parti che abbiamo già preparato. Il ciuffo, l'elica e in mezzo ci deve essere il perno.
Abbiamo bisogno di metà spiedino, si fa il solco con le forbici e lo si spezza. Un pezzo di cannuccia che è un po' più corto dello spiedino. Bene. Prepariamo un po' la punta usando la carta vetrata in modo tale che sarà più facile ed agile inserire lo spiedino nel sughero. Vedete quanto è importante avere un tavolo, un supporto in piano. Questo è abbastanza, più che sufficiente. I fori guida, la trivellina simpatica in perpendicolare. E adesso proviamo ad assemblare il tutto. Elica, ciuffo, e siamo arrivati quasi in fondo. L'ultimo dettaglio, piegare leggermente ogni petalo di questo fiore di girandola. Vi prendo altri 30 secondi per un dettaglio. Che differenza c'è tra il ciuffo giallo e arancione e quello rosso e blu? Osservate bene la differenza. Beh, questo si rischia che, vedete, il nastro da decorazione vada in mezzo al meccanismo e lo inceppi. Questo invece, in cui ci ho aggiunto una riga di nastro da isolante un po' più lunga, permette di tenere il ciuffo sempre in una direzione, in modo tale che non va in mezzo nel meccanismo. Detto sputa la pulzella, lo so che l'hai mangiata.